Oggi ragazzi, c'è il resto fine a me. Oggi vi vogliamo portare una persona che abbiamo conosciuto al live di Fedez. Live di Fedez a San Siro, pieno 75.000 persone. Sì. Dove... comunque, raga, noi posti sì. in tribuna e poi parti VIP. La butto lì. Sì, assieme ad attaccare. E siamo attaccati, purtroppo c'è anche te. Ogni volta che partiva una canzone che aveva prodotto lui. E ballava già, siai. Già così da cani. Perché lui ha scritto Platinum, no? Però sui piedi c'è scritto Viva SIAE. Sì, 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 nascosto dei piedi. Non voleva parlare di nessuno. Comunque, il ragazzo di cui parliamo, Chris Brave. Che mi non conforme... è Car Brave, ma è Chris Brave. Chris Brave, scoperto dai ragazzi, o comunque gli ha dato visibilità, i ragazzi dei The Show, che salutiamo, che sono due dei pochi youtuber che io adoro. È riuscito a mettersi in contatto con Fedez. Io mi ricordo, allora, quel giorno gli stavamo aprendo lo show a Milano. C'era anche quello che non si può dire che c'era. Sì. Eravamo nei camerini con... sì, bravo. Sì, hai ragione. E arriva Fedez e ci fa vedere questo ragazzo. Stare... parlandocene bene, noi poi l'abbiamo sentito live al concerto. Perché quindi... gli ha lasciato un piccolo spazio. E raga, per problemi respiratori che ha avuto dopo la nascita, è rimasto handicappato. Ha cantato davanti a San Siro, davanti sì. a tutti, senza... senza impallarsi. Senza prima impallarsi, di tutto. Senza autotune, senza uno che gli facesse le doppie. Vabbè, come con autotune, purtroppo la sua condizione non lo porta sicuramente a rappare. Non è che può rappare a nastro come Madman o... Io però vi posso assicurare che nel momento in cui l'ho sentito ero molto scettico. Io poi sì. sono una persona che ha il cuore di pietra e una persona che non ha emozioni né empatia. Sì, Troia che facevi l'emo. Facevi l'emo. Dai, non lo so quello. Ciuffarosa. Abbiamo una foto di lui, Evo. Non ce l'ho, regia. Grazie a Dio. Sono io la regia, inutile. Non è Federica la regia. No. Sentendolo cantare mi ha ricordato molto, a livello di testo, dei gruppi punk hardcore che ascoltavo all'epoca, quelli che non avevano assolutamente talento, non sapevano neanche suonare. Però i testi erano, molto fighi. Uno di questi era esattamente i Bellicosi. Questi piangevano, c'avevo Fedevaro da una parte, Barro dall'altra, che piangevano con due minchia. Io piangevo perché volevo limonarmi quella di fianco, allora facevo vedere che lo tengo. Era la moglie di Takagi. No, l'altra. Adesso parlate il culo così. Comunque. Morite cagli. No, ti voglio... No, in realtà è figo. Il test è molto bello. Adesso andiamo a vederlo perché sennò è troppo lunga la reaction. Vai. Tutto lo stadio in piedi. Senti quello che parla che rompe il cazzo. Ma quanta gente, raga, che c'era. Proprio un bel concertone è stato. Sei un leccaculo di Fedez. No, a parte Fedez, tutti bravi. Come una partita di calcio. Sì. A Messi. Quel freddo nelle ossa. O entri solo l'ultimo. Sembra una cosa piagnona, in realtà è molto cattiva, è molto attuale. No, esatto. Però sta cosa ridondante, piangi, no. Picchia, e ride. Cazzo, tu mi sento. Ma chi aveva fatto la produzione della merda? Comunque recita meglio di Lolo. Il capo è minore. Sì, è vero. Forse per quello riesce. Ah, ho capito. Ce l'ha con te quando parla. Mi sta dissando. Guarda, non c'è da pagare. Una malsana idea. Malsana perché non è ordinaria. Che bello quando non fanno le rime. Mi è dato il massimo. È comico comunque, non ne chiude uno. No, ma si capisce lui. Sono sempre sconfortato. Che nonostante abbia problemi respiratori ha più fiato del comico. Sì, sì, è vero. Un po' di retorica, Grazie San Siro. Grazie Chris, vai a fanculo adesso. Okay. Non chiamate perché non è più live. No, infatti. Se vedete il numerino. Il pezzo che mi è piaciuto di più di sto... No, allora, non troveremo il testo, no, credo. Ancora non l'hanno messo su Genius, ma devono. Tu puoi anche sbatterti tutta la vita. O trovi qualcuno che crede in te, che vede una roba grezza e ti aiuta. Bravo. E allora arrivi. Oppure per arrivare nasci con la strada spianata, che c'hai i soldi, che c'hai già tutto, e anche se sei una merda arrivi. Questa è la grande verità della musica. La grande verità anche della vita, in realtà. Sì, cioè, sì, non sì, è sì. soltanto quello. Ovviamente questo non è rap. Ah, testo in musica, la classica spoken word che si usa nell'hardcore. È un'esigenza comunicativa. Non è una roba che ovviamente si può ascoltare in macchina. Cose. Beh, magari se è mixata così la live, eh. Sì, no, questa è una roba d'impatto. Sì. Questa è una roba empatica, questa è una roba talmente forte che la puoi mettere in una playlist e ascoltartela. Per ricordarti prima di tutto che la vita è una merda, comunque. È un proclama, comunque. È un proclama. Nel metal ci sono tanti proclami, ad esempio, quindi ci sta. Che... forse è per questo che apprezzo tanto io il pezzo. Ma anche Massimo Mormone aveva fatto dei proclami, cioè sono parlato. Appunto, cioè, ma si parla proprio di quella scena hardcore. Hardcore. Perché il cast è molto hardcore quando diceva: anche se giochi bene, anche se hai sempre dato il massimo, i fischi di chi ti insulta sono sempre più forti delle voci, certo. No? E magari tu
ti alleni tutto l'anno, stai in panchina tutto il tempo, entri solo all'ultimo quando la squadra sta già perdendo e ti pigli pure i fischi. Noi non conosciamo bene Chris, a noi farebbe tanto piacere, siccome stanno anche facendo una campagna crowdfunding per aiutarlo, perché sì, lui non si può spostare per i live, non ha un'assistenza, l'Italia ovviamente non aiuta, e sarebbe molto interessante poterlo avere in trasmissione, anche semplicemente con una chiamata Skype. Però aiutateci a contattarlo, perché non abbiamo il numero di telefono. Se volete andare sotto la sua ultima foto Instagram, vi lascio qua sotto il suo Instagram, iscrivete Vai dagli Arcade, cerchiamo di almeno fare un'intervista, sì, perché sarebbe veramente interessante conoscere le difficoltà che hanno delle persone con disabilità, esatto, che non hanno un aiuto. Noi adesso potete dire che sciacalliamo, però se seguite il programma da quando è nato abbiamo sempre fatto queste tra virgolette campagne, però ci siamo sempre messi la faccia, cercato di fare queste cose contro le ingiustizie, dare voce a chi aveva dei problemi come anche Gaia Giselle, contro il bullismo, facciamo cose contro la droga. Ma perché? Perché cose che ci stanno a cuore, abbiamo un minimo di visibilità e oltre alle cazzate ogni tanto cerchiamo di portare qualcosa di buono, pacifico. Lui è il ragazzo sveglio, quindi non è che li stiamo cercando di dargli voce perché poverino, poverino un cazzo, no, ragazzo è sveglio, e quindi gli do voce, che è giusto che parli perché è un ragazzo sveglio. Se volete aiutarci, sotto l'ultima foto di Instagram di Chris Brave, per favore andate a segnalare e scrivetegli di venire da noi in trasmissione. Noi vi salutiamo, è stata una cosa veloce, però è una cosa che ci premeva volervi portare, perché quando una persona c'ha i coglioni di scrivere meglio di tanti e oltretutto in live, non impappinarsi davanti a un pubblico così. Ci sono fior fior di rapper che, a parte che San Siro pieno, non lo vedranno mai. Piccola parentesi sul concerto: il concerto era figo, potete dire il cazzo che volete. Live sono molto meglio che vedere video. Simone, non fai quello che... Se sei sempre imbriaco a merda e inizia a babbiare, lavoriamo, facciamo, dispiace. Vedi, facci lavorare, Simone, che abbiamo bisogno. Fai bravo. Ciao.